Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Tukisa Agen Italy SRL, ultimo aggiornamento, 30 settembre 2022. Cos'è Tukisa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tukisa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Tukisa? Tukisa è un farmaco a base del principio attivo tucatinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori tirosinchinasi recettore 2, R2, fattore di crescita IPID. Umano. È commercializzato in Italia dall'azienda Seagen Italy SRL. Tukisa può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Seagen BV, concessionario Seagen Italy SRL, ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, classe CN, principio attivo tucatinib, gruppo terapeutico antineoplastici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni Tukisa è indicato in associazione a trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella localmente avanzato o metastatico R2, positivo che abbiano ricevuto almeno due precedenti regimi di trattamento anti-R2. Posologia: il trattamento con Tukisa deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali. Posologia: la dose raccomandata è di 300 mg di tucatinib, due compresse da 150 mg, assunti due volte al giorno in modo continuativo in associazione a trastuzumab e capecitabina, alle dosi descritte nella tabella 1. Per ulteriori informazioni, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di trastuzumab e capecitabina somministrati in concomitanza. I componenti del trattamento possono essere somministrati in qualsiasi ordine. Tabella 1. Dose raccomandata, trattamento, dose, giorni di trattamento, tempistica relativamente all'assunzione di cibo tucatinib 300 mg per via orale due volte al giorno continuativamente con o senza un pasto, capecitabina 1000 mg/m2 per via orale due volte al giorno, giorni da 1 a 14, ogni 21 giorni entro 30 minuti dopo un pasto trastuzumab, somministrazione endovenosa non pertinente, dose iniziale 8 mg/kg per via endovenosa giorno 1, dosi successive 6 mg/kg per via endovenosa ogni 21 giorni, oppure somministrazione sottocutanea 600 mg per via sottocutanea ogni 21 giorni. Il trattamento con Tukisa deve essere continuato fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile. Dimenticanza di una dose: nel caso in cui venga dimenticata una dose, il paziente deve assumere la dose successiva all'orario normalmente programmato. Modifica della dose: le modifiche raccomandate della dose di tucatinib per i pazienti che presentano reazioni avverse, vedere paragrafo 4-8, sono indicate nelle tabelle 2 e 3. Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di trastuzumab e capecitabina somministrati in concomitanza per le modifiche delle dosi in caso di tossicità che si sospetta siano causate da queste terapie. Tabella 2. Riduzioni raccomandate della dose di tucatinib in caso di reazioni avverse, livello di dosaggio, dose di tucatinib, dose iniziale raccomandata 300 mg due volte al giorno, prima riduzione della dose 250 mg due volte al giorno, seconda riduzione della dose 200 mg due volte al giorno, terza riduzione della dose 150 mg due volte al giorno. 1.1 Tukisa deve essere interrotto definitivamente nei pazienti che non tollerano 150 mg per via orale due volte al giorno. Tabella 3. Modifiche raccomandate della dose di tucatinib in caso di reazioni avverse, reazione avversa severità 1, modifica della dose di tucatinib diarrea grado 1 e 2, non è necessaria alcuna modifica della dose. Grado 3, senza trattamento antidiarroico, avviare o intensificare una terapia farmacologica appropriata. Sospendere tucatinib fino al ritorno a un grado di 1, quindi riprendere tucatinib allo stesso livello di dosaggio. Grado 3, con trattamento antidiarroico, avviare o intensificare una terapia farmacologica appropriata. Sospendere tucatinib fino al ritorno a un grado di 1, quindi riprendere tucatinib a livello di dosaggio immediatamente inferiore. Grado 4, interrompere definitivamente tucatinib.
Alt, asto bilirubina aumentate 2, bilirubina di grado 1, da 1 a 1,5 x ULN, non è necessaria alcuna modifica della dose. Bilirubina di grado 2, da 1,5 a 3 x ULN, sospendere tucatinib fino al ritorno a un grado di 1, quindi riprendere tucatinib allo stesso livello di dosaggio. Alto asto di grado 3, da 5 a 20 x ULN, oppure bilirubina di grado 3, da 3 a 10 x ULN, sospendere tucatinib fino al ritorno a un grado di 1, quindi riprendere tucatinib a livello di dosaggio immediatamente inferiore. Alto asto di grado 4, 20 x ULN, oppure bilirubina di grado 4, 10 x ULN, interrompere definitivamente tucatinib. Alto asto 3 x ULN e bilirubina 2 x ULN, interrompere definitivamente tucatinib. Altre reazioni avverse grado 1 e 2, non è necessaria alcuna modifica della dose. Grado 3 sospendere tucatinib fino al ritorno a un grado di 1, quindi riprendere tucatinib a livello di dosaggio immediatamente inferiore. Grado 4 interrompere definitivamente tucatinib. 1 gradi basati sui criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi del National Cancer Institute, versione 4.03, due abbreviazioni. UN uguale limite superiore di normalità. ALT uguale lanina aminotransferasi. AST uguale aspartato aminotransferasi con somministrazione con inibitori di CYP2C8. L'uso concomitante con forti inibitori di CYP2C8 deve essere evitato. Se la co-somministrazione con un inibitore forte di CYP2C8 non può essere evitata, la dose iniziale di tucatinib deve essere ridotta a 100 mg per via orale due volte al giorno. Dopo aver sospeso l'inibitore forte di CYP2C8 per 3 mg di eliminazione, si deve riprendere la dose di tucatinib che era stata assunta prima di iniziare l'inibitore, vedere paragrafo 4.4 e paragrafo 4.5. Il monitoraggio delle tossicità associate a tuchisa deve essere aumentato quando il medicinale è somministrato con inibitori moderati di CYP2C8. Popolazioni speciali anziani, non è richiesto alcun aggiustamento delle dose per i pazienti di età e 65 anni, vedere paragrafo 5.2. Tucatinib non è stato studiato in pazienti di età superiore a 80 anni. Compromissione renale, non è richiesto alcun aggiustamento delle dose per i pazienti con compromissione renale lieve, moderata o severa, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica, non è richiesto alcun aggiustamento delle dose per i pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, vedere paragrafo 5.2. Per i pazienti con compromissione epatica severa, KILD-PUC-C, è raccomandata una dose iniziale ridotta di 200 mg per via orale due volte al giorno. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di tucisa nei pazienti pediatrici non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione tucisa è per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, frantumate o divise prima di essere deglutite, vedere paragrafo 5.2. Le compresse di tucisa devono essere assunte a distanza di circa 12 ore, alla stessa ora ogni giorno, con o senza un pasto. Tucisa può essere assunto insieme a capecitabina. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: esami di laboratorio ALT, aste bilirubina aumentate durante il trattamento con tucatinib, è stato segnalato un aumento di ALT, aste bilirubina, vedere paragrafo 4.8. ALT, aste bilirubina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Tucatinib è metabolizzato principalmente da CYP2C8. Tucatinib è un inattivatore di CYP3A basato sul metabolismo e inibisce i trasportatori renali di metformina e creatinina. Tucatinib è un substrato della PGP. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere tucisa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere tucisa durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile barra contraccezione negli uomini e nelle donne. Sulla base dei dati sugli animali, tucatinib può causare effetti farmacologici dannosi quando somministrato a donne durante la gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tucisa non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Deve essere preso in considerazione lo stato clinico del paziente quando si valuta la sua capacità di eseguire attività che richiedono giudizio e abilità motorie o cognitive. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza: le reazioni avverse di grado 3 e 4 più comunemente segnalate, e 5%, durante il trattamento sono diarrea, 13%, alta aumentata, 6%, e asta aumentata, 5%.
vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non esiste alcun antidoto specifico e il beneficio dell'emodialisi nel trattamento del sovradosaggio di Tucatinib non è noto. In caso di sovradosaggio, il trattamento con Tucatinib deve essere sospeso e devono essere applicate misure di supporto generali. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori della proteina chinasi, codice ATC L01E03. Meccanismo d'azione: Tucatinib è un inibitore tirosin chinasico reversibile, potente e selettivo di HER2. Nei saggi di segnalazione cellulare, Tucatinib, proprietà farmacocinetiche: l'esposizione plasmatica a Tucatinib, AUC Infecmax, ha dimostrato aumenti proporzionali alla dose a dosi orali comprese tra 50 e 300 mg, da 0,17 a 1 volta la dose raccomandata. Dati preclinici di sicurezza: non sono stati condotti studi di cancerogenicità con Tucatinib. Tucatinib non è risultato clastogeno o mutageno nella batteria standard di saggi di genotossicità. In studi di tossicità a dosi ripetute, elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, copovidone, E1208, crospovidone, E1202, sodio cloruro potassio cloruro, E508, sodio idrogeno carbonato, E500, silice colloidale anidra, E551, magnesio stearato cellulosa microcristallina film di rivestimento poli, vinil alcol E1203. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.